Gabriele Perfetti, presidente regionale della Croce Rossa Italiana, come è cambiato il volontariato in tempo di pandemia? Le vostre attività sono fondamentali anche in questo momento perché comunque si affiancano tutta una serie di prestazioni sanitarie, con l'aggravante però appunto del Covid. Il volontariato è cambiato perché sembrerà strano, è diventato anche più diffuso. Abbiamo anche avuto molti volontari che si sono avvicinati alle associazioni diverse, compresa la Croce Rossa Italiana, per poter svolgere servizio esclusivamente in quel periodo. È cambiato il modo di agire, il modo di intervenire, perché bisogna avere, ecco, i dispositivi di protezione individuale per cercare di non infettare e di non essere i portatori poi del virus e quindi di continuare il contagio. Riguardo al servizio di emergenza, noi abbiamo aumentato davvero a dismisura i nostri interventi e la nostra presenza a fianco a quelle che sono le istituzioni sanitarie. Ma temiamo che sia insufficiente se non c'è una presa di coscienza sul fatto che attraverso la vaccinazione possiamo, ecco, mettere una barriera tra noi e il virus e quindi il contagio. Ci accorgiamo anche che molte sono quelle patologie che sono rimaste indietro, come se fossero diventate, state declassate. Perché? Perché la lotta al Covid assorbe quasi completamente le risorse. Ecco, la questione è che dobbiamo essere più responsabili per dare e continuare a dare opportunità anche a quelle persone che hanno altre patologie e che meritano chiaramente dignitosamente di farsi curare da un sistema che deve funzionare. Nando Speranza, autista soccorritore della Misericordia, gli si richiede anche come volontari di effettuare trasporti di malati Covid. Per quanto riguarda la pandemia, ci avvisano, hanno la febbre in casa, robe varie, quindi ritorna in ballo la vestizione. La svestizione, sanificazione del mezzo, insomma, una procedura completamente diversa rispetto agli interventi che facevamo prima della pandemia. Tutto più complicato, diciamoci la verità. Lina Scarpone, volontaria della Misericordia, immagino che siete anche chiamati a tranquillizzare poi le persone, la persona che magari si contagia di Covid, inizialmente rimane a casa, poi si aggrava, ha bisogno del trasporto in ospedale, immagino anche la paura di quei momenti e voi siete anche chiamati in qualche modo ad essere vicini, a calmare, a fare supporto psicologico. Assolutamente sì, proprio in questi casi serve il supporto psicologico più che, diciamo, intervento sanitario, perché in realtà non possiamo fare molto, possiamo accompagnarli in tutta, insomma, sicurezza in ospedale cercando di essere più umani possibili. Si legge nel viso della persona che è spaventata, preoccupata, perché purtroppo i finali non sono stati sempre un buon finale, ecco.